turismo integrato, cultura, associazioni che dialogano, istituzioni che dialogano, una chiesa che, grazie a Sua Eminenza Sepe, già con l'occasione del Giubileo si apre al territorio con una serie di iniziative, una regione Campania che recepisce sulla spinta anche in più occasioni da parte di Sua Eminenza la legge sugli oratori parrocchiali, e questa mattina presentare un progetto di 7 territori di questa città, di questa Interland, che si cimentano nella musica, che si apre a dei tornei di calcio mediante tutto l'associazionismo di tantissimi giovani, circa 2000 ragazzi che competono per poi avere un'attività sportiva di confronto ed una finale con altri territori come gli Stati Uniti d'America. E credo che è un momento di grande vivacità, è un momento che l'unica occasione che può creare ancora quell'entusiasmo, quei valori, quei principi che vengono poi sanciti mediante questo mondo della fede, del mondo della cultura, è l'unica cosa che ci può dare quella speranza del futuro di una società migliore. E il DNA ce l'abbiamo nel sangue, pure uno stonato come me, però ha bisogno di cantare, alle volte per sfogarsi, che fa? Canta, stono ma canto. E quello perché? Perché individuare queste sensibilità, dare possibilità a questi giovani di poter realizzare qualcosa che hanno dentro, che sentono, che allora questo non solo si realizza uno come persona, no? Ma poi si prepara veramente il futuro. Iniziare con le bande, poi domani qualcuno mi diceva, alcuni già sono stati richiesti per esempio dal San Carlo, oppure quando faremo questa cittadella che ormai è finita, no? Questi ragazzi che imparano un mestiere e poi dopo lavorano già nelle aziende che li hanno preparato, oppure si mettono in proprio, oppure questi del calcio. Io dicevo De Laurentiis l'altro giorno, domani che puoi trovare dei ragazzi dotati, no? Ecco, vedete, è un modo questo perché si rispetti la dignità di questi nostri giovani e si apre un futuro vero, non di chiacchiere, non di programmi, concreto, vero, reale per i nostri giovani. Beh, questo oggi della musica ha un valore in sé, perché c'è la partecipazione dei giovani all'impegno musicale con la banda musicale in quartieri difficili, un'espressione straordinaria. Poi chiaramente tante altre cose sulla città dell'artigianato, stiamo lavorando anche al sistema delle imprese e delle strutture, diciamo, che fanno formazione pubblica per creare un punto attrattore di nuove professioni che servono in una formazione di base vicina alle imprese. Quindi sono iniziative che abbiamo messo in campo con la Curia, che devo dire è nata dal Giubileo, quando il Cardinale fece questa scelta di risvegliare le coscienze in un momento di crisi, qui ha richiamato tutti al lavoro comune, quindi stiamo continuando a farlo, credo con buoni risultati, anzi non con buoni, non credo, con, veramente con buoni risultati.